meno dura. Allora, Roberto Calucci, cambio argomento. Buongiorno. Cambio argomento perché ho già dato bastonate a destra e a sinistra e adesso passo a un argomento che secondo me è anche allegro, forse. Roberto Calucci, benvenuto, direttore generale della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio. Allora, il punto è questo. Arriva la Pasqua e c'è la polemica. Negozi aperti per Pasqua e Pasquetta. Ristoranti anche aperti, sembra che anche i supermercati siano aperti. Anche il 7% dei non alimentari, insomma, è un mondo che si apre al turismo. Però c'è chi dice no, non va bene, lo metto sotto inchiesta. Allora, Roberto Calucci, mi dica cosa dice la legge, queste famose liberalizzazioni, perché sì e perché no? Innanzitutto buongiorno, sì, grazie buongiorno. Di avermi contattato, mi trovate dai. Su un treno ma cercherò lo di darvi una risposta. Non si preoccupi direttore, vada perché qui... Allora guardi, per quanto riguarda le liberalizzazioni devo dirle sono due le normative di riferimento. La prima fu ancora introdotta da Bersani, cui sostanzialmente si apriva il mercato e si riducevano una serie di vincoli all'apertura, alla gestione di attività anche di tipo commerciale. Poi l'altra, soprattutto quella che lei sta ricordando adesso, Falcetti, è soprattutto quella del governo Monti, cioè il famoso, ricordato spesse volte, decreto legge del 201 del 6 dicembre del 2011. Cosa dice questo decreto, soprattutto per le attività... Decreto che non è il decreto Bersani? No, Salva è quello Italia. Del governo Monti del il percorso 2011. Delle liberalizzazioni, perché io vado ancora più indietro e devo dirle santo Bersani per quanto riguarda le liberalizzazioni e la gamba tesa dentro anche i prepotenti, si ricorda delle telecomunicazioni, delle come banche no, come no, mamma come mia, no. Proprio dalla parte dei cittadini, guardate, non è un giudizio politico partitico, è quando comunque un politico entra e fa qualcosa di rivoluzionario a favore dei cittadini. Però Roberto Calucci, non voglio disturbarla, vada avanti. Cioè, è lecito. Perché questa polemica? Perché, ma Roberto? No, ma Falcetti, vede, io ovviamente riguardo, posso parlare soprattutto per la parte della ristorazione. Vabbè, ma deve mettermi mi deve mettere due dispositivi normativi insieme, cioè quello di Bersani con quello di Monti, perché quello che lei sta dicendo, soprattutto sulle aperture, quindi sugli orari, le aperture domenicali, le aperture festivi, è soprattutto quello che è intervenuto con il governo Monti del 2011. Sì, vabbè. Ora, è evidente che per quanto riguarda soprattutto la ristorazione, sa, noi lavoriamo quando gli altri vanno in vacanza, no? Se le devo dare il dato prossimo sulle prossime festività pasquali, anche per... E speriamo che arrivi lavoro e arrivino soldi, esatto. I nostri... Le dico che il 90% dei ristoranti saranno aperti, cioè noi aspettiamo, le nostre stime ci dicono che 10 milioni di persone verranno a mangiare e a divertirsi nei nostri locali e quindi se vuole è evidente che... Perché protestano chiese e sindacati? Allora la chiesa perché dice i lavoratori devono stare con la famiglia, punto, la famiglia è sacra e voi intaccate le festività importanti, le festività anche le festività religiose, le domeniche, e i sindacati perché? Perché voi fate i furbi con i vostri lavoratori? Ma no, guardi, ci sono anche le maggiorazioni per il lavoro, come dire, festivo per quanto riguarda le giornate che capitano in queste occasioni. Credo che i mal di pancia siano più, se mi permette, sulla grande distribuzione, no? Dove magari a orari e giornate, come dire, che si sosseguono, magari tenere aperta Pasqua può essere, non me ne voglia nessuno, un po' più difficile, no? Talvolta da comprendere. Per quanto riguarda la ristorazione pubblici esercizi, come dire, è quasi naturale che noi siamo aperti e devo dirle... No, io non ho capito. La grande distribuzione cosa fa nei giornali di super festivo? Dà un super stipendio oppure no? Ed è per questo che intervengono i sindacati? Oppure me lo dica come sa fare lei, Calucci, che lo so che lei è onesto da questo punto di lei vista. Lei è troppo gentile nei miei confronti. Sì, in effetti, non mi riconosco. Altro, credo più che altro sia una questione, sa, non e tanto chiudiamo. Di maggiorazioni quanto di gestione del tempo libero. Per cui probabilmente da una situazione ante Monti e ante Bersani, cui era tutto molto vincolato, oggi si è arrivato forse ad un eccesso di liberalizzazione sull'orario di lavoro e forse una riflessione pacata, senza troppi eccessi, gioverebbe un po' a tutti quanti. Il lavoratore si può rifiutare oppure come al solito è un pochino sotto schiaffo, cioè o lo fai, insomma. Facetti due considerazioni. No, una, perché ho già l'altro argomento pronto, vai. Per quanto riguarda la norma, a nostro giudizio no.
e poi in un periodo dove magari non c'è così tanto lavoro lei mi insegna. Ma questo è il ricatto. Calugi, questo è il ricatto. Non ci si deve approfittare. A livello di norma però è evidente che se ben programmato nel tempo il datore di lavoro ha la disponibilità di poterlo fare. Insomma. Grazie Roberto Calugi, tra l'altro mi state segnalando il lunedì dal parrucchiere, sono tutte cose che però portano lavoro, alimentano le aziende e in questo momento il ricatto per i lavoratori che se non accetti stai a casa per sempre, ma il ricatto per i datori di lavoro che o lo fai o se no guadagni meno e le aziende hanno bisogno di soldi. In questo momento in cui le aziende soffrono che Dio vi benedica. Mandare via un cliente. Facci, grazie per affrontare lei, questo discorso col Brasile. Lei è il primo che mi fa i complimenti, sono io un picchio pesante. Grazie, grazie Roberto Calugi, direttore generale FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio. Io vi auguro di lavorare da non poterne più, da avere un mal di piedi bestiale alla sera. Sentite, adesso entro in un altro argomento che...